Amici di Fano TV, buonasera e bentrovati ad un'altra puntata di Oltre la Bici, il primo canale guida per il ciclista. E direttamente dalla casa del ciclista, il centro specializzato numero uno delle Marche a Ghilardino, abbiamo Daniele Mufflone. Bentrovato Daniele. Ciao a tutti. Ma senti che bella presentazione, eh? Ottimo. E poi presentiamo il nostro ospite, Giorgio Ferretti. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ma ho notato subito la prima particolarità, una novità nella sigla. Sì, anche, ma anche sulla ripresa di Giorgio abbiamo aggiunto un ciclofficina sul logo di Stefano, perché siamo proprio andati ad individuare la categoria per diciamo chi vuole smanettare a casa proprio sulle biciclette. Quindi siamo andati proprio sullo specifico e anche oggi andremo nello specifico per presentare un nuovo tipo di bici, la bici elettrica. Sì. Finalmente mi hanno portato, finalmente dico perché insomma dopo tanto tempo, alla casa del ciclista. Mi ci hanno fatto arrivare in bicicletta, questo è vero, però pedala pedala ci sono arrivata. Andiamo a vedere la bici elettrica. Sono tornata nuovamente alla casa del ciclista, ben trovato Daniele. Ciao. Oggi con questo modello di e-bike. Allora, innanzitutto una premessa fondamentale, che avere una bici elettrica non significa non pedalare, questo lo diciamo per tutti i pigroni eventuali. Poi vorrei sapere anche perché comunque i puristi così non sono propriamente contenti di questa e-bike. Perché non l'hanno mai provata, ecco, no, questo è il segreto. Una volta che uno la prova, capisce diverse cose. Allora, la bicicletta elettrica, bisogna pedalare perché ha praticamente un meccanismo, si chiama bicicletta pedalata assistita, quindi ti assiste sulla pedalata. Non è il classico motorino che uno pensa sale dal gas, no, ma se non pedali lei non va. Innanzitutto, ad oggi l'evoluzione delle biciclette elettriche è stata veramente grandiosa. Già si vede la batteria nascosta, quindi la batteria integrata. Le prime biciclette elettriche avevano la batteria appoggiata qui nelle portaborracce, poi l'hanno semi-integrata e ad oggi ci sono addirittura batterie integrate. Con supplemento anche per la seconda batteria, per chi vuole proprio fare veramente diversi chilometri. Le prime biciclette elettriche avevano anche batterie da 300. Ad oggi la batteria arriva fino a 900 in alcuni casi, ma già con il supplemento della batteria esterna si può superare i 1000 come potenza. Quindi alla fine la durata della pedalata e anche dell'uscita può essere molto molto maggiore. Ma anche qui, in questo caso abbiamo Bosch ha creato una cosa molto intelligente. Che cosa? Ha creato il carica batteria veloce, perché okay, giustamente loro hanno detto, in alcuni casi parecchie persone portano via la seconda batteria. Sì. La seconda batteria può essere anche un pericolo in caso di caduta, perché se vai giù di schiena e non hai uno zainetto col paraschiena, ma anche se lo hai, una batteria da 3 kg ti può andare a lesionare la colonna vertebrale, quindi ti puoi far veramente male. Quindi Bosch ha creato un caricabatteria molto veloce e giustamente l'hanno pensata che se sei in montagna ti fai il tuo giro, a mezzogiorno ti fermi in baita, mangi, ti riposi, allo stesso tempo con il tuo caricabatteria che pesa 4 etti rispetto a una batteria che ne pesa 3, carichi la batteria e nell'arco di un'ora hai il 50% di carica. Quindi già hanno trovato una soluzione molto più economica, perché una batteria costa anche molto di più rispetto a un caricabatteria e anche meno pesante. Quindi alleggerisce sia la tasca, sì, che poi insomma il bagaglio, sì, diciamo. Infatti anch'io all'inizio, quando avevo la bici elettrica, andavo sempre via con due batterie, perché come ho detto le prime batterie erano minori, poi in base alle pendenze che uno va a fare la batteria sforza, quindi si diminuisce il motore e altro, quindi non bastava mai per concludere il giro. Però con questa soluzione hai meno peso e quindi le conseguenze e benefici sono maggiori, perché non ti prende anche poi il mal di schiena, perché andare via con una batteria da 3 kg nella schiena per 5 ore è un impegno, è un impegno. Qui abbiamo la bicicletta biammortizzata, la elettrica, oltre alle city bike classiche,
Le mountain bike ci sono sia biammortizzate, cioè con forcella davanti e ammortizzatore posteriore, o anche solo con forcella anteriore. Nel nostro caso abbiamo la biammortizzata. La biammortizzata è una bicicletta comoda, confortevole, perché anche in discesa comunque sia ti aiuta. Considera che la e-bike è una bicicletta che spesso e volentieri viene paragonata alla persona che non ha voglia di pedalare. E qui non è vero. È sbagliato, come abbiamo detto all'inizio. Sì. Ed è anche considerata, l'abbiamo utilizzata per le persone che hanno un po' di difficoltà di guidare la bicicletta in discesa. E anche qui c'è sempre un punto di domanda. Perché la e-bike è una bicicletta completa, nel senso da chi viene utilizzata. Bisogna andare a vedere questo. Prendiamo uno che fa enduro. Enduro è una disciplina da discesa, quindi che cosa gli serve? Gli serve o un impianto di risalita o in questo caso una e-bike che lo aiuta a risalire. Mette il motore a turbo, quindi in una giornata per allenarsi al posto di fare 3 discese ne può fare anche 5. Quindi in questo caso un atleta che fa anche gare nazionali o anche internazionali per allenarsi usa la e-bike, perché tecnicamente in discesa ha più o meno, che cambia veramente poco, le stesse caratteristiche di una bici senza motore. Quindi già dall'agonista all'amatore, quindi già ti ho fatto un ottimo confronto. Chi la usa questa? La usa anche chi è che non ha la possibilità durante la settimana di allenarsi, perché ci sono persone che al fine settimana vogliono godersi la bicicletta con il gruppo di amici. Ma il gruppo di amici, c'è l'amico che fa il turno e ha il tempo per allenarsi, c'è l'amico che lavora mezza giornata e ha il tempo di allenarsi, e c'è quel poveretto, di chiamarlo così, che lavora sempre, comunque sia, fa rappresentante fuori, non ha il tempo di allenarsi, ma allo stesso tempo, il weekend, vuole uscire con loro, grazie alla e-bike può stare in compagnia. Quindi non è un peso, perché anche se non ha il motore, spesso e volentieri qualcuno ti aspetta, ma poi capisci che loro non si divertono, te non ti diverti, in automatico abbandoni un po' il gruppo. Grazie a questa disciplina, grazie all'e-bike, si può andare via in compagnia. Bene. Quindi già questa è un'ottima soluzione. Ci sono poi anche, come si possono vedere, i freni a 4 pistoni, perché la bicicletta non è più una bicicletta che si aggira intorno ai 13-14 kg, ma una bicicletta che supera i 20 kg. È massiccia, si vede proprio. È massiccia, perché tanto c'è la batteria, c'è il motore. Quindi che cosa serve? Serve un ottimo impianto frenante. Impianto frenante per la disciplina, questa è una bicicletta al mountain enduro, chiamiamola in questa maniera, con 4 pistoni, quindi anche la frenata deve essere molto buona. Perché quando arrivi a frenare anche con questo peso, più il peso tuo, deve essere molto molto efficace la frenata. Anche in questo caso c'è il nostro reggisella telescopico, che ormai lo abbiamo quasi visto in quasi tutte le tipologie di biciclette, perché è un ottimo compromesso di comodità e comfort, che in discesa aiuta moltissimo, perché in questo caso in discesa con il sellino più basso, in caso di emergenza riusciamo anche a mettere giù subito i piedi e quindi a riprendere prima di andare a finire per terra. E allo stesso tempo abbiamo poi il computerino di bordo, dove possiamo aumentare e diminuire la velocità, e in automatico ci dà tutti i dati essenziali tra velocità, il motore che stiamo usando, la durata della batteria, i chilometri, l'altimetria. Quindi abbiamo il nostro computerino come nella macchina. Esatto. Quando via è tutto sotto controllo, però bisogna guardarlo poco, perché... No, bisogna guardare la strada. Guardare la strada. Senti Daniele, se io vengo nel tuo negozio e voglio acquistare una e-bike, quali sono le caratteristiche che devo guardare, o diversamente cosa non devo fare? Allora, te la dico in una maniera diversa. Diciamo quali sono gli errori che non bisogna commettere. Ok, nella scelta. Quando uno va ad acquistare una bicicletta, è logico, se vieni nel nostro punto vendita, io gli errori li conosco, ma mettiamo che devi andare ad acquistare una bicicletta usata, o addirittura non sei del posto, devi andare ad acquistare una bicicletta da un altro rivenditore. Cosa non devi fare? Allora, chi compra la bicicletta elettrica all'80% sono persone inesperte del settore,
Perché, come ho detto, non hanno tempo, vogliono iniziare ad andare via col gruppo, quindi non è da tanto che sono nel settore e non sanno le caratteristiche. La prima cosa che loro fanno, vanno subito a vedere la batteria da quanto è, ok? Mettiamo ipotesi che abbiamo una bicicletta con la batteria da 900, ok? Batteria da 900 e la tipologia di motore. Ma la cosa molto importante non è la batteria e la tipologia di motore, che sono sempre importanti, ma bisogna anche andare a vedere la forcella e l'impianto frenante. Ok. Perché, come ti ho detto prima, avendo una bicicletta pesante, cosa fanno? Allora, la batteria più è grossa e più pesa. In automatico la bicicletta diventa più pesante. E allo stesso tempo gli steli della forcella devono essere più grossi, perché devono sostenere il peso sia della bicicletta che del rider. Ok? Poi, una volta andati ad individuare gli steli della forcella, quindi questi io li consiglio da 35 mm minimo, bisogna andare a vedere l'impianto frenante. Perché per abbassare i costi, alcune case produttrici cosa fanno? Batteria grossa, forcellina con gli steli piccoli, freno a due pistoni. Ecco, allora, per andare in pianura va bene, però... Okay. Già andando a fare un monte, a parte si vede che quando già sali cosa succede? La forcella va quasi a toccare tutta. Però avendo gli steli grossi e il freno a quattro pistoni, già è un'ottima bici. Quindi queste sono le prime due cose da vedere. Gli steli e i freni. Poi bisogna andare a vedere il famoso cambio. Perché anche qui, sempre per abbassare i costi, cosa fanno? Montano il pacco pignoni con un rapporto da 36 denti, 42 denti. In questo caso noi abbiamo un 51. Ok. Quindi te immagina avere un 51 dietro e una batteria più piccola, cosa significa? Significa che tu aiuti al motore, quindi alla bici, a pedalare di più, in automatico la bicicletta è più leggera e consumi di meno. Andando a aumentare la batteria e avere dietro il pacco pignoni più piccolo, cosa succede? Che sforza di più il motore, in automatico consumi di più la batteria. Quindi in questo caso è sbagliato avere una batteria da 900 e una cassetta dietro da 36 denti. Meglio avere, o 42, meglio avere una cassetta grossa e una batteria più piccola, perché alla fine i chilometri che uno farà saranno gli stessi. Però allo stesso tempo la batteria è più leggera e in discesa e anche in salita si pedala e si guida meglio. Bene, allora certa che mi consiglierai sulla bici elettrica che faccia a caso mio, io direi di sceglierne una per me e di andarci a fare anche quest'altra pedalata. Andiamo! Muflone, l'abbigliamento tecnico per ciclisti sportivi, allora andiamo subito a vedere quello che fa al caso nostro, insomma dal casco a tutta la vestibilità completa. Sì, questo è l'abbigliamento che si può utilizzare per la e-bike. Già si può notare subito il casco integrale, quindi un casco da moto, che uno dice ma sulla bicicletta a cosa può servire? Può servire perché la bicicletta e-bike, come ho detto prima, avendo un'escursione di 16 cm siamo sulla famiglia enduro al mountain, quindi è una famiglia del gravity. Come ho detto, anche l'agonista per allenarsi può comunque sia utilizzare la bicicletta e-bike e nel nostro caso in discesa si usa il casco integrale. Può essere scomodo in salita? Sì, però questo qui ha il famoso segreto che ha la mentoniera smontabile. Ah, perfetto. Sì, adesso quindi, con un clic riusciamo a smontare la mentoniera, quindi avere un casco classico normale e la mentoniera poi va posizionata dietro lo zaino. Quindi in salita si può anche respirare bene. Detto questo, anche il pantalone, qui abbiamo la solita mutanda sotto con il fondello, che il fondello è proprio... Il requisito fondamentale sì, per salire andare in bicicletta, sì. Poi abbiamo il calzoncino largo con tessuto molto robusto perché in caso di cadute comunque sia ci protegge. In questo caso abbiamo la maglietta a manica lunga con zip, oppure si può anche utilizzare la maglia a manica larga senza zip, o la maglia a manica corta, o addirittura anche la maglia racing. Con la bicicletta elettrica, essendo una bicicletta che va un po' ad vedere
tutte le discipline della mountain bike possiamo vestirci un po' come ci pare, ecco. L'importante è che sia abbigliamento tecnico. Sicuramente verremo qui alla casa del ciclista dove tu, ecco, ci saprai consigliare al meglio. Quindi tutte le indicazioni necessarie per utilizzare a dovere la bici elettrica, perché come abbiamo capito c'è da pedalare e poi la chicca naturalmente. Sì, infatti tutti gli errori che uno può commettere quando va a acquistare la bicicletta, se non conosce, diciamo, le specifiche, ne può fare veramente tanti. Ma grazie a questi consigli che vi ho dato andate sul sicuro sul prossimo acquisto che andrete a fare. E poi naturalmente l'abbigliamento tecnico, insomma, dall'intimo fino al casco, zaino e quant'altro, anche personalizzato. Sì, infatti la linea Muflone anche per i gruppi ciclistici o amici, quello che è, si può personalizzare, dare una vostra identità, quindi vi invito anche di contattarmi se avete intenzione di fare il vostro abbigliamento personalizzato, come vi invito di venirci a trovare per avere e anche acquistare specialmente grazie ai consigli che trovate su queste puntate. E poi andiamo da Stefano che ancora una volta ci apre le porte della sua ciclofficina per darci tutte le chicche e svelarci tutti i segreti per un fai da te, però fatto bene, questa volta per centrare la ruota. Sì, non dovrebbe essere così difficile. È difficile perché se sbagli, in questo caso raggio da tirare, fai più danni che quelli che erano. Ecco, allora andiamo da Stefano a vedere cosa dobbiamo fare per centrare la ruota. Nuovamente mi trovo alla ciclofficina da garage per scoprire tutti i segreti del professionista. Ciao Stefano! Ciao! Allora oggi devi svelare a tutti noi come fare a centrare la ruota nel caso, insomma, ci sia qualcosa che non va bene e l'indomani magari dobbiamo partire per una gita o per una pedalata con i nostri amici. Certo, infatti di queste cose ci si accorge sempre il sabato sera, quando la domenica abbiamo quel giro organizzato, famoso, che abbiamo aspettato tanto per mesi, e andremo a notare che la nostra bici purtroppo, come si può vedere, ha un problema alla centratura del cerchio. Questa bici purtroppo è del mio peggior cliente, che già tutti conoscete, mio fratello, che non fa altro che fare danni. Adesso vediamo innanzitutto di prendere il semplice strumento che è il tira nipples dei raggi ed andremo a modificare la centratura in base alla tensionatura dei raggi. Io in officina ho tutti gli attrezzi, lavoro anche qua con un computer dove do la tensionatura di ogni raggio andando a numerare con lettere e numeri, dando una tolleranza molto minima in base alla disciplina addirittura sulle ruote da strada. Ma in garage non si ha tutto questo, quindi basta prendere una corda, si lega la bici al soffitto, si mette una fascetta sul telaio e fa sì che la nostra fascetta tocchi appena appena nel cerchio. Andremo adesso a vedere dove fa rumore la nostra fascetta, quindi andremo a ispezionare tutto il nostro rumore. Comunque qui c'è un punto di forza, la bici mio fratello me l'ha lasciata anche sporca, quindi noteremo che la fascetta veramente tocca tantissimo, per circa un quarto del cerchio esterno. Quindi io sono abituato a fare in questa maniera. Da dove inizia a toccare la fascetta metto un punto, un segno, e me la tengo con le mani, potete mettere anche della carta gommata, e vado a girare finché il rumore sparisce. Poi molto semplicemente conto i raggi in sequenza in cui sono, diciamo, offesi. Questo perché? Perché così posso lavorare facilmente e correggere velocemente la nostra ruota. Mi raccomando, quando si tirano i raggi, si tirano per centratura sempre in coppia, ovvero l'incrocio va sempre in coppia. Invece per campanatura, lì il discorso poi cambia, magari in un'altra puntata spiegheremo anche quello. Quindi, tornando nel nostro discorso, controlliamo l'errore fatto, diciamo, dal cerchio e andremo a tirare i nostri raggi che si sono offesi, diciamo. Cosa importante quando si tira il nipples dal raggio, calcoliamo che viene tirato sempre dall'esterno e verso l'interno, altrimenti il verso cambia,
non ci freghiamo, come purtroppo capita anche a me delle volte. Questo è un e-plus che va tirato in senso orario dall'esterno verso l'interno, quindi dovrò tirare in questa maniera. Quindi inizierò con il mio tiranipes a tirare e tireremo. Io sono abituato a fare un quarto di giro alla volta, un quarto di giro il primo nipples, un quarto di giro il secondo nipples, un quarto di giro il terzo nipples ed andremo a fare anche l'ultima coppia, che è un quarto di giro il quarto nipples. Ora controlliamo. Già qua il gioco è stato sistemato, perché a me piace essere un po' un perfezionista, odio i rumori e tutte quelle cose che vanno storte. Quindi molto semplicemente con un tiraraggi, un tiranipples, ho tirato i nipples opposti in cui dove il cerchio doveva essere tirato. Se abbiamo un cerchio un po' datato, controlliamo che i nipples non siano ossidati, in quel caso si può mettere a bagno di olio alla sera per la mattina, così che tutti l'ossido un po' si ammorbidisca e fa sì che riusciamo nella nostra lavorazione. Però in questo caso abbiamo fatto davvero veloce e siamo già pronti per uscire anche questa volta, e mi raccomando, dite al mio cliente peggiore di andare piano e non far tanti danni, eh. Oltre ai consigli tecnici e pratici, abbiamo visto che c'è anche un cliente pessimo che però, grazie a Dio, ha la bici migliore del mondo e tenuta in una maniera impeccabile, grazie a Stefano. Sono fortunato, infatti io sono il peggior cliente, perché considera che sabato sera, ora di chiusura, dico: Stefano, devo fare quello che domani devo partire, quindi sempre all'ultimo, sempre alla fine, ma... diciamo al fratello, dai, non gli si può dire mai di no, quindi. Il privilegio di essere muflone, ecco. Sì, sì, ecco. Però abbiamo visto anche che con una semplice fascetta si può centrare la ruota, che è, diciamo, centrata, e quindi poi ti permette, grazie ai consigli di Stefano, di avere la ruota perfetta per andare a fare il giro il giorno dopo. Certamente. Allora, in apertura di puntata abbiamo salutato il nostro ospite Giorgio Ferretti. Tu sei il presidente di un gruppo ciclistico denominato I Briganti, e da qui, insomma, io partirei, proprio perché il nome non è proprio rassicurante. Però scusate, prima di partire con I Briganti, per gli amici di Fano TV, già Giorgio non è un viso, è un viso già visto, perché Giorgio è già stato intervistato a Occhio alla Notizia per le sue imprese in bicicletta. Spiegaci, Giorgio, quali sono state quelle volte che sei stato qua. Sì, mi sembra che sono circa 6 anni fa, quando sono andato da Fossombrone a Barcellona. In bicicletta. In bicicletta, e poi sono stati anche altri eventi, da Fossombrone a Londra, da Fossombrone a Amsterdam, da Fossombrone a Varsavia, diverse passeggiate, diciamo. Bene, noi allora ripartiamo da Fossombrone, dove nasce questo gruppo ciclistico I Briganti. Perché questo nome, quando nasce? Raccontaci un po' la tua storia. Esatto, il gruppo nasce 19 anni fa a Fossombrone, e da un gruppo di amici che, andando in bici insieme, decisero di fondare questo gruppo. Sul nome c'erano molti dubbi, poi ci venne in mente che tanto tempo fa nelle nostre zone c'erano i briganti, erano zone bazzicate dai briganti, ovviamente briganti con altre intenzioni un po' più bellicose. Invece nell'immaginario collettivo il brigante è qualcuno che ha voglia di divertirsi, ha voglia di stare insieme, e da lì il nome il gruppo I Briganti. Quando si dice sei un brigante, no? Sei un burlone, uno che ha voglia di giocare, ma avete voglia di pedalare soprattutto? Sì, diciamo che pedaliamo, ma il fine è sempre quello di stare insieme, brindare. E a proposito di stare insieme, brindare, eccetera, durante gli anni passati, insomma, e anche fino a poco tempo fa, pre-Covid, c'erano delle iniziative importanti, come in questo periodo ce n'era una in particolare. Esatto, in questo periodo di solito si faceva la fagiolata del brigante, quindi passeggiata sulla Cesana, e poi alla fine un pranzo a base di fagioli, principalmente salsicce e altro. Purtroppo causa Covid non si è potuta fare, speriamo che il prossimo ottobre 2021 riusciamo a organizzarla di nuovo, perché raccoglieva veramente tante persone. Sicuramente, noi siamo fiduciosi, intanto andiamo a farci una bella pedalata nel nostro entroterra, andiamo a vedere dove siete andati questa volta lanciando il prossimo contributo. Ecco il logo, con i due colori, no? Il verde e il blu. E qui siamo a Fossombrone, nella salita di Pitroc,
Sì, esatto, stiamo facendo la salita del ristorante Pitroc, quindi è una delle strade di accesso alle Cesane. Che poi le salite per andare sulle Cesane da Fossombrone ci sono, quindi bisogna pedalare, però diciamo che i Briganti sono famosi perché è uno dei primi gruppi che hanno bici elettriche, ed è per quello che prima abbiamo presentato la bici elettrica. E poi già da qui siamo a Monte Bianco, dico bene? Esatto, qui entriamo nel bosco, infatti si vede la pineta. Dalla pineta si pedala e dopo questo bellissimo percorso c'è la famosa sassaiola, oppure ben chiamata anche le scalette. Esatto. Questi i nomi, perché ce ne sono infiniti, ogni posto ha diversi nomi perché ogni gruppo gliene dà uno. Quindi, beh, alla quindi fine... un percorso impervio fatto di sassi, come si vede, sì, sì, che poi ecco, dopo anche, in salita anche. Sì, sì, anche poi il meteo fa la sua. Qui siamo a Campo Abeti, già siamo proprio nelle Cesane, sì. Infatti si vede proprio dalla segnalettica. E tutto il gruppo dei Briganti che sta salendo su in cima, dove si va là, Giorgio, aiutami, in cima adesso andiamo al quadrivio, noi lo chiamiamo quadrivio, okay, come dicevi te, ognuno gli dà un nome, sì, diverso, quindi l'importante è che poi insomma uno con un nome, uno con l'altro, vi troviate nel punto prestabilito, sì, insomma, sì, perché... sì. Questa è la novità del Covid, abbiamo, no, un giorno andiamo su e abbiamo trovato la capanna dei Folletti, no? Quindi... Esatto, un volontario, diciamo, amante delle Cesane, ha costruito questa capanna. Bella. Noi ci abbiamo trovato un folletto con la nostra divisa. E poi sempre in fila si ricomincia a pedalare in compagnia, perché tanto la bici è questo. Qui c'è Giorgio con tutto il suo gruppo, vicino al famoso campo da rave, no? Esatto. Come vedete ci sono sentieri di tutti i tipi. Prima eravamo in una strada, adesso un piccolo single track, quindi ce n'è per tutti i gusti. Qui siamo un po' più in pianura, quindi questi si fanno sia a bicicletta che in piedi. Ci troviamo poi alla Baita, che è un punto di riferimento quando si va alle Cesane, proprio diciamo è la meta, dove andiamo fino alla Baita ci si arriva sempre. A rifucillarsi, sì, dopo, sì, una lunga pedalata. E poi non poteva non mancare che il mitico sponsor è il Muflone della dai trasmissione qua. Poi, dai calzini, poi guardalo lui là, bello sorridente, Daniele, un bel primo piano con la tua telecamera posizionata. Sì, sì, sul casco, quindi ho dovuto togliere il casco per farci la ripresa, che poi anche lì è andata bene la giornata, una giornata di sole, perché no, non guasta. Sicuramente, molto belle anche queste riprese fatte con la videocamera, sì, personale. Sì, sì. E poi dalle Cesane andiamo a scendere, perché Fossombrone non è solo Cesane, ma ha anche altre immagini naturali da far vedere, come le marmite che adesso andremo a vedere. Qui siamo proprio vicino alla fine delle Cesane. Qui c'è il panorama meraviglioso che dà la Gola del Furlo. Sì. Da. Le marmite dei giganti, quindi state andando, eccole qua, altro posto caratteristico. Sì. Sì, sì, che quest'anno ha raccolto tantissime persone, fortunatamente, sia per chi vuol fare il bagno, sia per chi vuol fare una passeggiata in canoa, perché si organizzano anche passeggiate anche in canoa. Anche la canoa, è vero, sì. Alle marmite dei giganti. E poi dalle marmite dei giganti andiamo dritti dritti per Fossombrone, sempre per le strade secondarie, strade di ghiaia, perché almeno evitiamo il traffico. Certo. E non potevamo non andare a affrontare la salita dei Cappuccini, dove c'è stato anche il tour la Tirreno Adriatic, no? Che è stata, sì, protagonista l'anno scorso, 2 anni fa adesso, non mi ricordo di preciso, e ha fatto questa bella salitella. Fortunatamente loro, la maggior parte, sono elettrici, quindi. E poi da lì si arriva ai Cappuccini, dove il panorama adesso... Bellissimo. Da lì si vede veramente tutto lo scenario, sì, di Fossombrone, i paesi limitrofi. Io ho notato una particolarità in queste bellissime immagini, avvincenti, pedalate e un paesaggio davvero bello come pochi, con il sole e anche senza. Ho notato una Fossombrone particolarmente pulita. Eh già. Infatti anche qua Giorgio... diciamo il promotore dell'iniziativa Puliamo Fossombrone, sì. E infatti poi faremo vedere, poi abbiamo portato anche la casacca, perché giustamente diciamo le cartacce ci sono, e Giorgio, raccontaci un po' anche di questa Puliamo Fossombrone, come ti è venuta l'idea? Sì, circa cinque anni fa, tornando da Amsterdam, diciamo, dopo il giro in bicicletta che avevo fatto e dopo aver visto tutti questi paesaggi molto puliti ad Amsterdam, perché sono molto più puliti di noi,
Leggendo su Facebook vedevo tanti post di gente che si lamentava che Fossombrone era sporca, c'erano cartacce o altro. Allora mi è venuto in mente di postare semplicemente: domani andiamo a raccogliere cartacce, chi vuol venire con me, ci vediamo in quel posto a raccogliere queste cartacce. Eravamo in due, ma lì poi è arrivata un'altra persona che oggi con me mandava, diciamo, segue Puliamo Fossombrone, ma poi siamo diversi volontari, e da lì poi è nato il nome. Quindi ci diamo appuntamento ogni prima mattina, ogni sabato mattina del mese, sì. E tramite invito, perché in realtà non siamo una vera e propria associazione, ma siamo un gruppo di amici, tramite Facebook ci autoinvitiamo e chiunque vuol venire, noi offriamo il bastone per la raccolta, il sacco, facciamo una passeggiata per Fossombrone e raccogliamo cartacce per le vie d'accesso a Fossombrone. Senti Giorgio, quindi l'importanza dei social in questo caso è fondamentale, ma possiamo utilizzare i social, in questo caso Facebook, anche se noi volessimo far parte del gruppo dei briganti? Certo, anche per far parte, per fare le classiche uscite domenicali che facciamo, ci siamo su Facebook, quindi ci trovate come Briganti Fossombrone. Oppure anche come Giorgio Ferretti, Oppure no? anche come Giorgio Ferretti, chiaro, e chi vuole può venire, perché i briganti, noi abbiamo fatto vedere bici elettriche, ma i briganti sono tutto. Lui non ha bisogno della bici elettrica. Ancora no, siamo circa 60, ma in mezzo c'è chi va ogni tanto su strada, chi va in mountain bike, elettrico, non elettrico, diciamo che c'è di tutto. Vogliamo mostrare anche questa divisa, quindi? Come no? Eccoci qua, a favore di telecamera. Dov'è? Un attimo il logo. E qua davanti. Allora, eccolo qui. È qua questo davanti. È il davanti. E poi dietro, come si può anche ben vedere, c'è la casa del ciclista. Ecco qua. Perché cosa è successo? Giorgio mi ha chiamato e ha detto: Daniele, come si può trovare delle aziende che ci danno una mano, giusto anche per comprare questo, perché essendo lungo la strada, certo, ci dobbiamo far vedere. Gli ho detto: Giorgio, guarda, io vi aiuto giusto perché come negozio mi sento in dovere, no? Perché i ciclisti purtroppo le cartacce e gli integratori li mangiano e poi chissà com'è, non riprendono mai nel taschino dietro e quindi van persi. No, allora, ci deve essere un messaggio insomma chiaro, sì, per tutti, di mantenere pulita la città e anche l'ambiente fuori. Sì, proprio collegandomi a quello che ha detto Daniele, pulendo le strade molte volte ci accorgiamo che, a parte tutti quelli che gettano dal finestrino le varie cose, sigarette e altro, ma i ciclisti, cioè siamo ciclisti, siamo in un programma in cui parliamo di biciclette e ciclismo, mi raccomando, non buttate cartacce, integratori e altro per terra, né sui boschi né sulla strada, perché poi magari ci ripassiamo dopo una settimana e vediamo sporco e non ci piace. Sì, no, infatti. Quindi evitiamo le cadute di stile, ma io, Daniele, eviterei proprio le cadute, ne vogliamo parlare. Parliamo anche di cadute, parliamo, perché ogni tanto in qualche video mi è capitato di riprendere qualche atleta, qualche ragazzo del gruppo che era caduto, ma questa volta purtroppo è toccato a me, e allora appena è successo tutti: questa la devi far vedere. Capita anche ai migliori, insomma, a parte la modestia, voleva dirlo, ma non però ce la comunque faceva sia, lui, dai, è andata bene, è andata. Eccola vediamo, qua. La vediamo, ecco qua. Che poi riguardando l'ho capito cosa è successo. Ecco, vedi? Raccontaci anche la dinamica, perché ecco. La dinamica, io ero sopra, ma ve la faccio raccontare da Giorgio, che lui è lì davanti, che quando mi sono alzato aveva gli occhi spalancati, come per dire, ma come ha fatto a non cadere prima? Sì, infatti la cosa simpatica è noi, a un certo punto nel video si vede che siamo là davanti, che lo aspettiamo perché lui aveva la telecamera, e mentre aspettavamo stavamo dicendo tra di noi: ci vorrebbe adesso qualcuno che fa finta di cadere, così il video viene più bello. Poi improvvisamente ci vediamo arrivare Daniele a una velocità assurda, che se non cadeva ci buttava giù come birilli, e invece, diciamo fortunatamente, anche è se caduto. Non si dovrebbe dire, fortunatamente per noi è caduto. Vabbè, però tutto a posto, non ti sei fatto, attrezzato, bardato. Sì, ci sta, questo è il bello della mountain bike, quindi alla fine, poi con i briganti non poteva non succedere questo. Assolutamente. Allora, che cosa dobbiamo ricordare? Abbiamo qualcosa in programma con i briganti, senza i briganti, con chi vuole partecipare? Allora, con i briganti, penso ai prossimi appuntamenti, voi quando sarà? Ormai il prossimo anno? Prossimo anno, se tutto va bene, a maggio c'è la festa del tartufo e poi a ottobre ci sarà la fagiolata.
Bene. Che la fagiolata loro è anche una delle prime, uno dei primi eventi che sono stati creati sul settore mountain bike, perché sì, all'epoca sì, si facevano, mi ricordo, raduni solo a base di fagioli, proprio c'era due o tre tappe che si chiamano le fagiolate, ecco, quindi ecco. Anche a Cannavaccio la Brumbo fagiolata, poi fagiolata, c'era la fagiolata dei briganti, e quindi è bello che è rimasta. Sì, è una tradizione che si porta avanti nel tempo. E infatti i numeri... sì, spiegano, crescono perché comunque sia di gente ce n'è veramente tanta. Prossimo appuntamento lo stiamo organizzando, spero di venire giù verso Fano, lo sto organizzando con un gruppo di Fano perché abbiamo visto diciamo da Urbino alle Cesane, Paganuccio, Pietralata, quindi diciamo stiamo facendo una rete di sentieri da Fano fino all'entroterra. Con un gruppo di Fano che adesso non voglio dire chi è perché un po' di suspense. E poi per altri gruppi che si vogliono far vedere dovete scrivere a redazione oltrelabici@gmail.com oppure mi contattate in privato, valutiamo se si può realizzare insieme a voi la prossima puntata. E io e Stefano ci trovate a Ghilardino, esattamente a 1,5 km dall'uscita di Sant'Ippolito e Fossombrone Est. E ci troviamo a Ghilardino, vi aspettiamo lì. E niente, quindi appuntamento al prossimo mese. Va bene. Allora, grazie a Giorgio Ferretti e a tutti i briganti. Grazie. Grazie a Daniele Muflone e Stefano, che non è qui, però lo salutiamo. E naturalmente lui lavora e pensa a te, sicuramente, e a tutti noi. Grazie amici di Fano TV per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di serata.